Nuovo appuntamento con TG Plus e questa sera parliamo di una strada alternativa ma che probabilmente segna un viatico verso il futuro per quanto riguarda i trasporti su gomma. Parliamo proprio del primo trasporto merci su gomma a impatto zero che è divenuto realtà grazie all'impegno di Logic Company 3, l'azienda gubina di trasporti che lavora principalmente proprio cercando di salvaguardare proprio l'impatto ambientale e proprio a Rimini c'è stata il primo trasporto a impatto zero in una collaborazione con l'azienda Vulcangas. Parliamo di questo grazie al collegamento che abbiamo con l'account manager proprio di Logic Company 3, o LC3 se preferite, Giorgio Berettini, che ringrazio e saluto. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Giacomo, buonasera a voi. Allora, ho detto di questo primo trasporto merci su gomma e la sigla a fare la differenza, questa doppia sigla, bio-LNG, che sarebbe biometano liquefatto. Partiamo da questo, Giorgio, ci puoi spiegare proprio dalla base in cosa consiste? Il biometano liquefatto è un combustibile 100% sostenibile, non più proveniente da matrice fossile, ma proveniente da matrice organica, quindi da scarti dell'agricoltura, da scarti della zootecnia, allevamento di bestiame ad esempio, o da forzu, cioè da umido urbano, da rifiuto umido urbano. Questo prodotto viene lavorato e purificato all'interno dei siti produttivi che possono essere le aziende agricole, meglio che le aziende zootecniche, oppure le municipalizzate locali per la gestione dei rifiuti. Viene trasformato in biometano, in primis allo stato gassoso, che rappresenta il prodotto che abbiamo iniziato ad utilizzare a febbraio di quest'anno con i primi 14 mezzi. Dopodiché, tramite un processo di liquefazione, viene trasformato in biometano liquido, che ha una performance di servizio nel trasporto pesante su gomma che può essere equiparata al 100% con un trasporto diesel. Quindi non ha più il limite delle brevi percorrenze che imponeva il biometano allo stato gassoso, ma permette anche trazioni nel medio-lungo raggio. E per noi arrivare ad utilizzare, per noi e per tutto il mercato, arrivare ad utilizzare questo prodotto è una fonte di orgoglio. Anzi, estendiamo i complimenti, qualora ce ne sia bisogno, a tutta la filiera che ha concorso con noi a raggiungere questo obiettivo. E perché da oggi riusciamo a trasportare su gomma, su strada, prodotti a impatto zero. E questo è successo, Giorgio, proprio a Rimini, in concomitanza con l'evento Digital Ecomondo, che peraltro è uno delle kermesse di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale sostenibile, grazie, come detto, anche alla collaborazione con Vulcangas, per quello che, come è stato detto anche da te, è un vantaggio ambientale, ma anche economico, se non sbaglio. Beh sì, diciamo che il vantaggio economico è un vantaggio indiretto, nel senso che è un vantaggio che ricade su tutta la comunità su cui operiamo e ricade fondamentalmente sui rapporti con cui le aziende si trovano a lavorare nei territori in cui operano. A livello logistico, attualmente ha i suoi fondamentalmente limiti di neonato tipologia di trasporto, quindi avendo pochi distributori a disposizione con questa tipologia di materiale abbiamo soltanto la possibilità di migliorare quello che è l'aspetto economico per i nostri clienti, inteso come costo diretto del trasporto, però
siamo riusciti per ora almeno ad equipararlo a quello che era l'LNG da fossile o diciamo i termini che avevamo in precedenza. Il fatto che l'abbiamo presentato a Rimini, ospiti di Vulcan Gas, nostri partner per quanto riguarda la distribuzione del carburante, non è stato un caso, ma ha richiamato il premio che abbiamo vinto 7 anni fa come medaglia del Presidente della Repubblica, in cui siamo stati premiati per il nostro progetto Green. E ci sembrava giusto tornare proprio a Rimini, in concomitanza di Ecomondo, manifestazione proprio alla quale eravamo stati chiamati per il conseguimento del premio, per presentare la chiusura del progetto che porta ad un trasporto su gomma in piena economia circolare, rispettando tutti i criteri di un'economia circolare, quindi andando ad utilizzare gli scarti come materia prima per la generazione di carburanti e riutilizzarli poi per i nostri clienti per i trasporti verso le loro destinazioni. Assolutamente, anche perché questo segna di fatto un primo passo verso quella che è una rivoluzione in grado di azzerare gli inquinanti. Sappiamo che l'Unione Europea ha fissato proprio una deadline nel 2030 proprio per questo, come detto, LC3 non nuova a tale tipo di innovazione, tecniche innovative nei trasporti su gomma. Chiedo infine, Giorgio, i clienti, soprattutto quelli della grande distribuzione, ma i clienti in generale, quanto sono sensibili alla strada intrapresa ormai di fatto dalla sua fondazione da LC3? Allora, un criterio assoluto non saprei dartelo, però ti posso dire che l'andamento ha una crescente sensibilità verso l'aspetto ambientale. Molti clienti stanno inserendo la tipologia con cui viene svolto il servizio anche all'interno dei loro tender, diciamo le loro gare di approvvigionamento. E per alcuni l'abbattimento della CO2 sta diventando un must proprio per seguire quelli che sono i criteri che tu hai prima espresso, cioè gli obiettivi del Green New Deal europeo, con un termine 2030, diciamo, come prima istanza. Beh, noi se noi ci andiamo a rapportare su quelle che sono le prime indicazioni su questi obiettivi, diciamo, di abbattimento dell'inquinante, siamo già ben oltre rispetto a quello che era l'obiettivo che l'Unione Europea si è dato. Questa è una fonte di orgoglio nostra, del nostro sistema e diciamo di tutta la nostra, chiamiamola, comunità, cioè tutto il mondo di stakeholder che girano intorno alla nostra azienda. E dunque continueremo a seguire le prossime tappe innovative dell'azienda Gubina LC3 del presidente Michele Ambrogi. Io intanto ringrazio Giorgio Berettini, account manager di Logic Company 3, per essere stato con noi e averci parlato di questa importante innovazione che proprio su gomma, sui trasporti su gomma LC3 ha guidato assieme a Vulcan Gas, che segna, come detto, un primo passo verso una vera e propria rivoluzione green, mettiamola così. Grazie mille Giorgio. Grazie a voi, buona serata. E dunque è tutto per questo appuntamento con TG Plus. Grazie a tutti per l'attenzione.